Sapendo che Gesù ha fatto la cosa più difficile, pagare il prezzo per i nostri peccati. Quindi ad alta voce, tutta la Chiesa insieme con voi, ci accorderemo. Padre, nel nome di Gesù, grazie per questa serata. Grazie, perché tu non hai risparmiato. Tuo figlio Gesù, a morire sulla croce. Al posto mio, tutto quello che io meritavo, Gesù l'hai preso su di te e hai trasferito a me il perdono, il tuo amore, la tua gloria. Stasera, Gesù, perdonami, lavami col tuo sangue. Purifica la mia vita. Io credo con tutto me stesso nel tuo sacrificio e lo ricevo nella mia vita e ricevo te, Gesù, come Signore della mia vita e arrendo la mia vita a te completamente nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. È stato difficile? Perché non è difficile? Perché Gesù ha fatto la cosa più difficile, pagare per noi sulla croce, offrire la sua vita al posto nostro. Tutto quello che noi meritavamo, Gesù l'ha preso su di sé. Perciò non è difficile. Per essere salvati non devi fare nessun pellegrinaggio particolare, non devi andare a piedi chissà in quale posto, bisogna credere nel Signore Gesù. È scritto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Amen. Una religione non ti può salvare, la religione evangelica non ti può salvare, la religione cattolica non ti può salvare, i testimoni di Geova non ti possono salvare. Solo Gesù ti può salvare. Amen. Quindi io voglio invitarti in questo momento a girarti verso la Chiesa. Giratevi. Questa è la vostra nuova famiglia. E gridate ad alta voce: Gesù mi ha salvato. Soprannaturale, andate da quella persona con la bandiera in mano e vi farà un dono. Sì, Gesù, cari, gli angeli fanno festa nel cielo se solo un peccatore si ravvede. E noi cosa facciamo sulla terra? Noi ringraziamo Dio, ci rallegriamo e diciamo grazie Signore, grazie Gesù. Grazie per il tuo grande amore. Il tuo amore è alto, è profondo, ed è largo, soprannaturale. Alza le tue mani. Dillo sì, Signore. Soprannaturale.
cuore alto e profondo ed è largo soprannaturale. Sì, Signore. Grazie, Padre. Signore, sigilliamo questo seme nel cuore di queste persone in questa sera nel nome di Gesù, e dichiariamo che nessuno lo porterà via, nessuno lo ruberà nel nome di Gesù, Padre. Grazie, Padre. Sì, Signore Gesù. Soprannatura. Soprannatura. Per ogni chiodo che attraversò il tuo corpo, tu pensavi a me, lo facevi per me. Per ogni spina che è entrata nel tuo capo, tu pensavi a me, lo facevi per me. Per ogni chiodo che attraversò il tuo corpo, tu pensavi a me, lo facevi per me. Per ogni spina che è entrata nel tuo capo, tu pensavi a me, lo facevi per me. Per ogni chiodo che attraversò tuo corpo, tu pensavi a me, lo facevi per me. Per ogni frustata, per ogni frustata che ti è stata data, tu pensavi a me, lo facevi per me. Il tuo amore è alto e profondo ed è largo, soprannaturale. Il tuo amore è alto e profondo ed è largo, soprannaturale. Grazie, Signore. L'amore alto e profondo. Ringrazialo in questo momento. Grazie, Padre, per il tuo grande amore. Soprannatura. Spirito Santo, ti diamo la gloria e la lode, Signore. Per il tuo meraviglioso amore nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Grazie, Padre. Alleluia. Accomodatevi. In settimana abbiamo concluso con le due serate, con il ministero My Hope dell'evangelista Billy Graham, o almeno chi oggi sta seguendo, suo figlio. È stato un tempo meraviglioso e speciale. Amen. Pure sul TG e su Mediaset i telegiornali hanno parlato di questo, e questa è una grande vittoria. Amen. Amen. Una è convinta, il resto. Alleluia. È una grande vittoria che abbiamo avuto. Amen. Ed è solo l'inizio, perché ricordatevi, in accordo a quello che abbiamo ministrato, le persecuzioni aumentano, ma la gloria aumenta anche altrettanto. Amen. Voglio fare un appunto per quanto riguarda il discorso delle evangelizzazioni. Noi avremo un gruppo di 12 persone
che verranno da Palermo per poterci aiutare in questo periodo di dicembre, 21, 22, 23. Quindi è soltanto un supporto che ci vengono a dare, perché grazie a Dio noi abbiamo tutte le settimane, almeno una volta alla settimana, si esce per la strada condividendo il messaggio della salvezza. Amen. Si va dove ci sono le persone perdute e si va a dire loro che Gesù li ama e li vuole salvare. E questo soprattutto viene fatto il sabato sera, e in questo ultimo tempo stiamo soprattutto in modo perseverante nella zona di Afragola, e quindi stiamo anche credendo in Dio che nasceranno in quel luogo delle case di pace, amen, di persone salvate, strappate dalle tenebre e portate nel regno della luce, amen. Quindi questi ragazzi che verranno ad aiutarci, poi loro ritorneranno nella loro città e quindi noi continueremo a fare quello che abbiamo iniziato. Voglio soltanto ricordarvi che in questa occasione ci sarà la collaborazione di tutti quanti, perché immaginate, sono giovani, potrebbero essere i nostri figli, amen. Quindi loro lasciano le loro cose, vengono qui per servirci, e contemporaneamente a questo naturalmente noi gli dobbiamo dare ospitalità. Hanno preferito dormire in chiesa, mi hanno detto che l'ultima volta hanno sentito Friedin da chiesa, quindi cioè, hanno detto l'hanno desiderato loro. Ok, vabbè, sono ragazzi, sapete, i ragazzi sì, gli piace fare certe cose. Naturalmente dobbiamo provvedere anche il vitto, il mangiare, quindi ci stanno organizzando, vi faranno sapere, ci sono dei pasti da fare durante questo periodo del giorno di venerdì, perché loro arrivano venerdì mattina con la nave, quindi poi il sabato tutta la giornata, quindi due pasti, più la domenica due pasti e più le colazioni. Quindi per noi è una gioia poterli servire, amen. Quindi vogliamo collaborare tutti quanti insieme, quindi quando vi verrà detto di poter in questo collaborare, sentitevi onorati per poter servire in questo modo il corpo di Cristo, amen. Perché senza saperlo, come è scritto nel libro degli Ebrei, noi potremmo ospitare degli angeli. Amen. E quindi, ma in realtà chi predica l'Evangelo è un angelo del Signore che ci viene mandato. Amen. E quindi in questo abbiamo questo tipo di attitudine. Non ci induriamo, non ci chiudiamo, ma serviamoli. Come loro ci servono, noi vogliamo servirli. Amen. Ci siete? Ok. Poi vi ricordo anche che abbiamo già detto l'appuntamento che viene spostato dal martedì, quindi l'incontro con tutta la leadership, ci vediamo martedì, continueremo sulla gloria. Il tema che abbiamo, la sesta dimensione del soprannaturale, la gloria, dove quando mercoledì siamo stati insieme abbiamo potuto gustare briciole della gloria di Dio. Ma il Signore mi faceva sentire qualcosa di molto forte al riguardo, che per poter vivere nella gloria, essendo che non è, ripeto, come l'unzione che è su di noi, va e viene, non è come il manto, ma la gloria è un ambiente, è un livello spirituale nella quale Dio vuole che la Chiesa possa entrare. Amen. Quindi è un livello che succedono cose che sono impensabili alla mente umana, cose soprannaturali e straordinarie. Amen. Quando tu sperimenti, vivi in questo ambiente, quindi noi dobbiamo essere gelosi di questo, non lo dobbiamo perdere. Dio mi ha detto, ma prima di fare questo, nella Chiesa c'è bisogno di purificazione. Amen. Nella vita nostra, se tu vuoi arrivare, vivere nella gloria, hai bisogno di essere purificato. Dillo alla persona accanto a te, ti devi purificare. Una versione della Diodati antica diceva, ti devi purgare. Amen. Purificazione quindi significa togliere tutto quello che non onora Dio nella nostra vita. Perché? Perché con la gloria, cari, non si scherza. Se voi vedete la storia della Chiesa, quanto è nata, sono successe varie realtà nella Chiesa, c'era una manifestazione gloriosa della presenza di Dio. C'erano miracoli che succedevano, persone che venivano salvate, molti sacerdoti ubbidivano alla fede.
Quindi qualcosa di soprannaturale e di straordinario. Immaginate che solo nel primo giorno 3.000 persone credettero in Gesù. Amen. Quindi tu fai una predicazione, predichi, 3.000 persone si convertono. Gloria a Dio. Amen. È la gloria. E nel capitolo 2 è scritto nell'ultimo verso che il timore dell'Eterno era sulla Chiesa. Amen. Questo ci deve far riflettere su qualcosa di molto importante nella nostra vita. Subito dopo il capitolo 3 naturalmente vengono elencati i miracoli più eclatanti, lo zoppo fuori alla porta detta bella, Pietro gli prende la mano e dice nel nome di Gesù alzati e cammina. Vedete, c'è un livello di gloria che andava a aumentare nella Chiesa. Poi subito dopo 5.000 persone, poi a un certo punto non possono più contare le persone, dicono moltitudini, dillo moltitudini, moltitudini. Moltitudine di uomini e donne credevano alla fede. Amen. Quindi i maghi venivano liberati dalle magie e stregoneria. Cose soprannaturali succedevano in un modo glorioso. E successe anche un'altra cosa, miracoli straordinari. Ve ne ho citato uno, ma ce ne sono tanti, leggeteli, proprio nei primi capitoli del libro degli Atti. E ad un certo punto, tra di loro non c'era più nessuno che era nel bisogno. Amen. Cioè, tutti quanti erano occupati, avevano lavoro, provvedevano per le loro case. Amen. Non c'era bisogno tra di loro. Questo è straordinario, cari. Questa è gloria. Amen. Perché quando tu vivi in un livello di gloria, le cose che tu nemmeno puoi immaginare incominciano a succedere. Ma parlavamo di purificazione, successe anche un episodio molto spiacevole, che una coppia, Anania e Safira, come disse l'Apostolo Pietro, avendo mentito allo Spirito Santo, prima il marito andò alla riunione, poi dopo 3 ore arrivò la moglie, non è arrivata mai in ritardo ai culti. Amen. Dopo 3 ore arrivò sua moglie, prima il marito, e disse: tu non hai mentito agli uomini. Vedete, la gloria porta manifestazioni potenti, ma c'è purificazione. Anania muore. Poi dopo 3 ore arriva la moglie, muore anche la moglie. La gloria non si scherza, io la voglio. Io ho detto: Signore, purifica la mia vita. E lo Spirito Santo sta dando sapienza alle nostre vite, perché noi non possiamo vivere nel compromesso. O viviamo per Gesù o viviamo senza Gesù. Non puoi avere due piedi in due posti differenti. Amen. È la peggiore condizione. Quindi Dio ci sta chiamando ad avere, a vivere una vita di arresa totale a Lui. Io voglio la gloria. Quello che vi ho raccontato nella parte finale non mi spaventa, anzi dico: Signore, io voglio la tua gloria. E mi rendo conto di una cosa: tu non puoi cambiare con le tue forze. Quando tu vivi nel livello della gloria, la gloria porta trasformazioni e cambiamenti nella tua vita. Perché questi due sono morti? Perché avevano mentito. Cioè, quando a funerale oggi ci stessi in da chiesa? Caro mio, avevano detto una bugia. È tempo di cambiamento. È tempo di non vivere più nel compromesso. È il tempo che tu puoi innalzare con molta franchezza e chiarezza la tua bandiera. Gesù è la mia bandiera. Cristo è la mia vittoria. Io non mi comprometto nel peccato, io voglio vivere per Cristo. Questo non significa che non sbaglierai e non peccherai più. Ma sapete che succede? Quando tu vivi nella gloria, lo Spirito Santo non fa tramontare il sole sul tuo cruccio. Lui ti rivela le attitudini sbagliate nella tua vita. E quando Lui te le rivela, tu dici: Signore, no domani, e mo a già cagnà.
adesso è venuto il momento che io cambio. Amen, perché al momento che lo Spirito Santo si incomincia a rivelare, a farti conoscere determinate cose che devi cambiare, significa che nella tua vita è iniziato un processo di cambiamento e c'è tutta l'intenzione di Dio, la forza che Dio vuole impartire a te per poter cambiare. Amen. Infatti siamo trasformati come? Di gloria in gloria. Amen. Alleluia. Quindi nella chiesa primitiva cosa successe? Non c'erano bisognosi tra di loro. Ognuno aveva le cose necessarie per i loro bisogni. Questa è la volontà di Dio, cari. Questa è la volontà di Dio per la sua chiesa. Amen. Che non ci siano disoccupati, che non ci siano bisognosi, ma che tutti insieme possiamo credere nell'Iddio onnipotente, perché Lui è colui che si prende cura della nostra vita. Dillo, papà si prende cura di me, non sono io che mi provvedo, è Lui che mi provvede. È la base della gloria, come la base degli altri livelli del soprannaturale, sapete, è una soltanto, la fede. È scritto in Ebrei nel capitolo 11, il verso 6, ora senza fede è impossibile. Dillo, è impossibile. Dillo alla persona accanto a te, è impossibile piacergli. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Amen. Non puoi accostarti a Dio con dubbi. Molti si accostano a Dio anche nel momento dell'offerta. Sapete, se levano un pensiero. Ma quella è una semina, cari. È una semina, e la semina a voi viene seguita da una raccolta. Amen. Non è la colletta che stiamo facendo perché fratelli siamo inguaiati, per favore offrite, date. No, è una semina. Dillo, è una semina. Se ho la giusta attitudine, capisco che è una semina, ogni semina produce una raccolta. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E che Egli è il rimuneratore. Cioè colui che dà la ricompensa a quelli che lo cercano. Ci sei? Quando cerchi Dio, Dio ti ricompensa sempre. Dillo alla persona accanto a te, quando cerchi Dio, Dio ricompensa sempre la tua fede. Quando lo cerchi con fede. Amen. Quindi stasera, mentre ci prepariamo per raccogliere l'offerta, e tra un minuto verrai qui davanti a seminare il tuo seme, ripeto, non è un momento, poi ce lo vuoi pensiera. È un momento di semina. Amen. La Chiesa deve prosperare, cari. Amen. Non queste mura devono prosperare. La Chiesa non so questi mura, la Chiesa sei tu, sono io. Dio sta dicendo che noi dobbiamo prosperare. E quando ci accostiamo a Dio dobbiamo credere. Se tu non credi, non ti puoi accostare a Dio. Il primo livello del soprannaturale è la fede. Credere che Lui è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Cioè colui che dà la ricompensa. La tua fede, ricordalo, viene sempre ricompensata. Amen. Come anche la tua incredulità viene sempre ricompensata. Quando sei incredulo non ricevi niente. Quando hai fede, la tua fede attiva un processo e ricevi quello che Dio ti ha promesso. Amen. Dice il Signore, a chi mi volete paragonare? Io non sono un uomo che mento. Quando dico una cosa, la farò. Questa è la fiducia, cari. Che quando Dio parla, Lui non parla tanto per riempire la bocca. Molti parlano perché hanno ricevuto qualcosa. Ma se fosse meglio se starebbero zitti. Ma Dio quando parla è perché vuole lasciare un segno nella nostra vita.
La sua parola ha lasciato un segno nella nostra vita. Dillo, tu sei il rimuneratore, colui che dà la ricompensa a quelli che ti cercano. Gesù cosa ha detto? Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Amen. Quindi alzati all'impiedi in questo momento, attiva la tua fede. Sulla tua sedia trovi una busta, puoi mettere all'interno la tua offerta, la tua semina, e tra un minuto verrai qui davanti. Vieni con gioia, perché Dio ama un donatore allegro. Se non sei gioioso nel dare, se già stai pensando altre cose, non dare. Noi non abbiamo bisogno dei tuoi soldi, Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, perché perdi i soldi e perdi la benedizione. Ma se hai un cuore per dare, allora preparati con gioia, pieno di entusiasmo. Amen. Sapete com'è l'entusiasmo? Mamma mia, come mi incoraggi. O significa danzare. Alleluia. Amen. Pieno di entusiasmo, vieni avanti a seminare il tuo seme. Prendi la tua offerta. Padre, nel nome di Gesù, benediciamo questo seme. Nel nome di Gesù dichiariamo moltiplicazione sulle nostre vite, nelle nostre finanze, perché noi abbiamo a cuore il tuo regno e la tua opera. Nel nome di Gesù, amen. Dio non ha limiti, egli è soprannatural. Vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Dio non ha limiti, egli è soprannatural. Vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Sei il Shaddai, l'onnipotente, tu più che sufficiente, di nulla mancante, tu è l'onnipotente, il suo potere fine non ha. Sì! Sei il Shaddai, dichiaralo stasera. Più che sufficiente, di nulla mancante. Tu sei il Shaddai, l'onnipotente, il suo potere fine non ha. Tu sei il Shaddai, l'onnipotente, che è sufficiente, di nulla mancante, dell'onnipotente il suo potere fine non ha. Dio non ha limiti, egli è soprannatural. Vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Dio non ha limiti, dichiaralo stasera, egli è soprannatural. Dio non ha limiti, osa credere, osa credere, ciò che ti aspetti vedrai, perché Dio non ha limiti, egli è soprannaturale. Vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Compitor di miracoli, Elohim, grandio son, Dio creator, 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 compitor di miracoli, Elohim. Compito di miracoli, tu sei compito di miracoli. Dio!
vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Dio non ha limiti, egli è soprannaturale. Dichiaralo, vieni ed osa che lui credere, non ha limiti, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Dio osa non credere, ha limiti, egli è soprannaturale. Sì, Signore, vieni ed osa credere, e più di ciò che ti aspetti vedrai. Dio non ha limiti, egli è soprannaturale. Tu vieni ed osa credere, più di ciò che ti aspetti vedrai. Oh. Alleluia! Grazie Signore, tieni alto le tue mani, Spirito Santo, noi abbiamo fame di te stasera. Signore, sappiamo che tu fai sempre al di là di quello che ne possiamo immaginare o pensare, e noi vogliamo invitarti qui, dolce e caro Spirito Santo, Signore, a rivelare la tua parola. Rivelaci la tua parola, Signore, togli il velo davanti ai nostri occhi, Signore, affinché possiamo vedere, Signore, affinché possiamo discernere i tempi, capire i tempi nella quale stiamo vivendo, Signore, affinché possiamo seguire, Signore, quello che hai preparato per la nostra vita, Spirito Santo. Io prego, Spirito Santo, che in questa sera, Signore, mentre la parola verrà ministrata, Signore, alleluia, tu possa andare al di là, Signore, delle mie parole, e quindi ministrare nel cuore. Alleluia. Quindi gli vogliamo dare il benvenuto allo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo. Santo Spirito di Dio. Alza le tue mani. Benvenuto. Dovunque ti trovi in questo luogo, luogo. E digli che hai fame di Lui. Santo Spirito di Dio. Santo Spirito. Benvenuto in questo luogo. Sì, Spirito di Dio. Santo Spirito. Trova in me riposo. Sì, Spirito Santo. Dove tu puoi riposare. Vieni e trova in me riposo. Dove tu puoi riposare. Vieni e trova in me riposo. Dove tu puoi riposare. Dolce, tenero, consolator, eterno, rifugio e amico sei tu.
rifugio e amico sei tu. Dolce, dolce, tenero, consolator, eterno, rifugio e amico sei tu. Dolce, dolce, tenero, consolator, eterno, rifugio e amico sei tu. Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, riempimi, riempimi. Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, riempimi. Dillo, Spirito Santo. Spirito Santo, riempimi. Alza le tue mani e diglielo. Spirito Santo, riempimi. Riempimi stasera. Spirito Santo, riempimi. Riempici, Signore, della tua meravigliosa presenza. Spirito Santo, riempimi. Stasera, mentre viene ministrata la parola, aspettati miracoli. Gesù è qui, la sua presenza è qui per compiere miracoli. Cosa hai bisogno? Alleluia. E mentre ministreremo la parola succederanno miracoli, quindi attiva la tua fede in questo momento. Signore Gesù, meraviglioso Padre, dolce Spirito Santo, grazie per questa serata, Signore. Grazie per la tua presenza qui. Grazie perché tu vai al di là delle nostre parole. E noi chiediamo, Signore, in questa sera che tu possa rivelarci la tua parola. Vogliamo essere aperti a te, Signore. Perché sappiamo che se questa parola, Signore, viene ricevuta e creduta, Signore, porterà un grande bene nella nostra vita, perché è la tua parola, perché è la base della nostra vita cristiana. Chiediamo la tua unzione qui nel nostro mezzo sulla parola che verrà rilasciata, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. L'attitudine giusta per ricevere la parola è la gioia. Quindi dillo alla persona accanto a te, ricevila con gioia. Amen. Allora stasera parleremo, stamattina è stato forte, abbiamo ministrato la parola a pianura.
Thank you.